Andiamo veloci, abbiamo un amico che è, come dire, una volta lo riconoscevate. Il nostro che Johnny Groove! Avete finalmente riaperto il Gilles, fratelli! Zeli che è all'incontrario. Che spettacolo, che bomba, fratelli, che fai! Oh, gli anni passano, ma tu sei che sempre... Che super fire, fratelli! Che super fire! Cosa vuol dire? Non sai cosa vuol dire super fire? Fuoco, non lo so. Ma che boomer sei? Ma che boomer! Allarme boomer, fratelli! Allarme boomer! Perché sono nato tra gli anni 50 e 60. E allarme boomer! No, vabbè, è colpa mia! Boomer! Guarda quanti boomer ci sono! Che scena cringe, fratelli! Che scena? Allarme boomerissimo, fratelli! Cringe! Non sai neanche cosa vuol dire cringe! No! Oh, parli in italiano, sì, l'italiano sì. Non sei cambiato per niente, oh. Tu invece? Io sono cambiato. Cioè? Io sono cresciuto. Dove? Sono maturato. Si vede. Ho pensato tanto in questo tempo. E poi? Ho capito cosa mancava alla mia vita. Che cosa ti mancava? I tatuaggi, fratello. Proprio quello ti mancava. Oh, cosa ridi? No, ogni tatuaggio per me è un ricordo importantissimo. Tipo questo, guarda. Questo cosa ti ricorda? Un amore? Un cuoricino? Non so se lo vedete. Un'amicizia? Un'estate passata bene? Cos'è? Non mi ricordo. Ti ricordo. E questo cos'è, scusa? Questo è il Green Pass, fratello. Sì. Mi sono fatto la tatuaggio, se no me lo perdo sempre, fratello. Ci vuole il cervello per non perdere il Green Pass. Quello vorrei farmelo anch'io. Ma sei un momento. No, no, e beh, col ma scusa, ma quanti te ne sei fatti? Basta uno Green Pass. Qui sono i tamponi, fratello. Ma i tamponi durano due giorni, poi scadono dopo due giorni. No. Sono dimenticato di fare il TikTok appena sono salito, fratello. Mi sono stricci, devo fare il TikTok. Ma ti hanno preso la febbre? Cosa hanno fatto? Non sai neanche cos'è TikTok. No. Boomerissimo, fratello. Oh, me lo fai un video per TikTok. Aspetta, ti stimo, fratello. Ma lascia, ma no. Ti stimo mentre sali per farmi il video. Sei il numero uno, fratello. Fammi il video, lo faccio partire. Sei capace a fare le riprese? Ma come cazzo? Facciamo un balletto per TikTok con questo qua. Anch'io devo fare un balletto. Sì, faccio questo balletto qua, vai. Sei pronto? No. Questo si chiama il ballo. Un giorno tutto questo sarà tuo. Pensavo a quello del seminatore. Ma tipo in discoteca, la guardi. Un giorno tutto questo sarà tuo. Io le dico, cazzo. Io ti semino questo campo di grano. Campo di grano in discoteca. Ma che boomer tremendo, dai, boh, grazie fratello, ti stimo di brutto, grazie. Oh, bello, cos'è l'iPhone 13 questo, fratello? Spettacolo! Grazie! Nuovo, oh, video spettacolo! È venuto fuori! Spacca, oh! Oh boomer! Questo TikTok, questo è subito virale! Questa è una virata! Trastami, fratello! Trastami questo momento subito! Trastami? Boomer. Cazzo, sì. Fidati di me, è una viralata, fidati, trastami. Ah no, trastami, you trust me. Sì, due ore, oh. Ma trastami te, tu devi, cercati un lavoro, dai. Io ho già un lavoro, oh. Che lavoro fai? Faccio il reddito di cittadinanza. Non è un lavoro. Oh, cosa ridete, mi pagano. Vabbè, ti pagano. Ma tanto adesso mi licenzio dal reddito di cittadinanza. Perché ti licenzi? Si fa troppa fatica, fratello. Sta sì, si steso tutto il giorno. Adesso faccio, mi metto a fare pezzi di musica dance. Ah. Sì, sì, divento producer. Producer? Sì, sì, ho già produciato un pezzo. È un passato prossimo. Quando è passato? Chi? Prossimo. Il verbo è un passato prossimo. Io ho produciuto. Pensaci bene, io produco. Ho fatto un pezzo bomba, fratelli. Pezzo bomba. Ho fatto un pezzo bomba, fratelli.
pezzo bomba, fai, pezzo bomba, ho capito, pezzo bomba. Hai fatto un pezzo bomba. No, l'hai sentito, ma sei il numero uno, ma come fai a sentire che sei un boomer sti pezzi? Ma l'ho cambiato, te lo faccio sentire, l'ho cambiato, devi troppo sentirlo, sennò sono snitch, fratello. Boomer, boomer. Snitch? Snitchissimo. Io sono snitch o tu sei snitch? No, tu sei snitchissimo, e anche un po' boomer. Io voglio sapere chi sa cosa è snitch, comunque va bene perché... Oh, senti qua, questo è l'intro. Bomba, bomba, senti come spacca, senti. Questo è il ritornello. Che richiama un po' la intro, sì, diciamo. Ora, però, qua ho cambiato tutto perché volevo una parte romantica. Senti come è romantico, sì. Senti. Il battito del cuore si sente. Sai cosa che non mi viene? Cosa? Il finale, oh. Ah. Oh, un anno che ci penso, non mi viene il finale. Si è bloccato. No, no, è sbloccato il telefono con la faccia. Ah, ah. Lo sblocco con la faccia. Face. Sì, sì, cosa fa? Vedi, io lo sblocco. Io faccio tutto con questa faccia qua, faccio tu. Faccio tutto con questa faccia, io, fratelli, oh, mica un buco. Io pago anche tutto con questo, ci shoppo pure la benza, fratello. Shoppo, ah, questo l'ho capito. Sì. Shoppo, faccio shopping. Ma ti stimo mentre ti sboomeri, fratello, ma sei sei più grandissimo, l'altra sera. Compri tutto con questo. Tutto, tutto, l'altra sera vado al benzinaio, ho pieno di macchine così, per esempio. Super fire di macchine, fratelli. Super fire. Arrivo lì, faccio il pieno alla macchina. Sguardo sbloccante. Se non fai quello... Non si sblocca. 360 euro di pieno alla macchina. E che macchina c'hai? No. Ma io c'ho il monopattino, fratelli. Giovanni Verni, ovviamente. Grazie, che bello. Dai, basta, basta. Gliel'abbiamo chiesto noi. Giovanni mi ha confessato, lui nel frattempo fa teatro, fa cinema, fa tante cose, non lo faceva questo personaggio da tanto tempo. Da sette anni. Quindi l'ho ucciso da sette anni, però era una festa, non potevo... Giovanni non poteva mancare la festa, anche se c'è il boom, fratello. Grazie, grazie. Vado, torni a essere in teatro fra poco. No, certo, certo, la prossima settimana parto in teatro. Dal Manzoni a Milano, tutta Italia. In tutta Italia, niente, vengo a darvi fastidio a casa, ragazzi, ci vediamo a casa. Con i teatri pieni, con la gente piena. Grazie, grazie Giovanni. Grazie a voi, ciao.